startup pugliesi offre tantissime possibilità, tantissime nuove possibilità imprenditoriali. Qual è stata la vostra idea per dare anche più possibilità all'interno del mercato a queste idee? Le startup hanno forti bisogni di vario genere, ambito mercato, vendere, produttivo, quindi avere un processo produttivo che molto spesso ha bisogno di investimenti notevoli per essere in grado di fare, ma anche internazionalizzazione, anche ricerca e sviluppo. Confindustria cosa fa? Confindustria ha una rete di grandi numeri di aziende consolidate che hanno il mercato, che hanno tutto. E quindi che cosa fa? Grazie a questo patrimonio cerca di fare match, cerca di dare risposte alle startup direttamente in forma specifica. Quindi ad esempio stiamo già facendo parlare aziende che hanno startup, che hanno già un bel mercato ma non sanno come produrre, e quindi stiamo facendo collaborare con delle aziende dell'associazione che hanno invece gli impianti per produrre, oppure lo sviluppo del prodotto, quindi su alcune startup stiamo collaborando per fare tecnologie meccatroniche per sviluppare la parte meccanica, la parte elettronica, e quindi quel componente indispensabile affinché la startup che tutto il resto riesca a partire finalmente. Ecco, tutta una serie di collaborazioni, molto spesso stiamo dando clienti anche, o stiamo dando mercati o collaborazioni per andare su mercati all'estero. Ecco, quello che facciamo è direttamente questo, quello di andare a dare la soluzione in forma specifica, non soldi che difficilmente tutti danno, che le startup non riescono mai a trovare, per fare delle cose, ma direttamente le cose di cui hanno bisogno. Perfetto.